Ben ritrovati tutti quanti in una nuova puntata del Puzzillo del Sud. Chi vi parla è il vostro sempre più creatore di Golem Puzzillo e oggi vediamo il tutorial e la recensione di Golem. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno e non dimenticate di attivare la campanella. Inoltre, se siete interessati all'acquisto dei giochi da tavolo, vi consiglio lo store Get Your Fun dove troverete tante offerte e promozioni. Per approfondire vi lascio comunque i link in descrizione e nei commenti. Detto questo, Golem è un gioco da tavolo competitivo da 1 a 4 giocatori, dalla durata indicativa di 90-120 minuti a partita, edito dalla Cranio Creations, che fra l'altro ringrazio tantissimo per avermi fornito la copia per potervi fare questo video, e gli autori sono Flaminia Brasini, Virginio Gigli e Simone Luciani. Per quanto riguarda l'ambientazione, rivivremo la leggenda dei Golem nella Praga del XVI secolo. Ogni giocatore va a impersonare uno studioso che tramite la conoscenza e l'argilla cercherà di rianimare questi costrutti. Inoltre dovrà inviarli nei quartieri di Praga così da svolgere compiti e mansioni, ma dovrà fare attenzione a tenerli sotto controllo. Dovrà anche cercare monete oro per forgiare i potentissimi artefatti. Il tutto per diventare lo studioso di maggior prestigio alla fine della partita. Invece, per quanto riguarda le meccaniche, abbiamo un gioco di gestione risorse e selezione delle azioni, dove queste verranno gestite dal lancio delle biglie all'interno della sinagoga. Il quantitativo su una riga ci dirà l'azione a cui avremo accesso e anche la sua potenza. Tra le varie azioni del gioco abbiamo far lavorare i golem, così da ottenere risorse e benefici. Potremo anche creare nuovi golem, oppure migliorarli, recuperare libri così da aumentare la nostra conoscenza e ottenere dei benefit, o infine comprare l'oro così da forgiare artefatti sempre più potenti. Il tutto per diventare il giocatore con più punti vittoria alla fine della partita. Ma come al solito vi ho detto anche troppo e vediamo il tutorial del gioco. Prepariamo una partita per due giocatori. Per prima cosa posizioniamo il tabellone al centro del tavolo. Fatto ciò, accanto al tabellone montiamo la plancia sinagoga. Poi, in modo che sia allineato al vassoio, viene posizionata la plancia delle azioni. Mi raccomando, fate in modo che le righe delle azioni siano perfettamente allineate a quelle del vassoio della sinagoga. Adesso posizioniamo le tessere passo a fianco alla plancia sinagoga. Fatto questo, mescoliamo tutte le tessere azione a faccia in giù e poi le posizioniamo sull'apposito spazio della plancia azione. E poi ne peschiamo tante pari al numero dei giocatori più uno che posizioniamo scoperte su questi spazi. Fatto ciò, è il momento di preparare le biglie. In due giocatori utilizzeremo solo queste e le altre verranno rimesse nella scatola di gioco. Le biglie vengono messe all'interno della plancia sinagoga e questo sarà il risultato. Adesso è il momento di preparare le carte personaggio. Si mescolano separatamente coperti questi due mazzetti e poi si prendono tre carte, 1-3 e una carta 4. Le restanti carte vengono rimesse nella scatola di gioco, poi posizioniamo le carte su questi spazi del tabellone principale, facendo attenzione a posizionare la carta 4 su questo spazio, mentre l'ordine delle altre tre è casuale. Poi le carte vengono rivelate e sono pronti i personaggi per questa partita. Adesso prepariamo le carte libro. Per prima cosa si mescola al mazzetto coperto e poi questo viene posizionato sull'apposito spazio del tabellone principale. Dopo aver fatto questo, si pescano e si rivelano 5 carte che vengono posizionate su questi spazi. Fatto ciò, mescoliamo il mazzo obiettivo e lo lasciamo coperto vicino al tabellone principale. Prepariamo le tessere quartiere. Per prima cosa le dividiamo per colore e poi di ogni colore peschiamo casualmente 7 tessere. Queste verranno posizionate scoperte sugli appositi spazi del tabellone principale, ovviamente rispettando il colore del quartiere. Nota molto importante è che ogni tessera quartiere ha un piccolo numero nell'angolo in basso a destra. Questo serve a indicare l'ordine con cui devono essere posizionate le tessere. Le tessere quartiere devono essere posizionate in ordine crescente a partire da sinistra verso destra. Quindi qui abbiamo un problema poiché la tessera 3 è precedente alla tessera 2, mentre questo è il posizionamento corretto. Non vi preoccupate se alcuni numeri vengono saltati poiché non tutte le tessere di stretto entreranno in gioco. Quella che vedete è la posizione corretta di tutte le tessere di stretto per questa partita. Le tessere rimaste vengono rimesse nella scatola di gioco. Infine, per completare i distretti, posizioniamo i segnalini menorah sui relativi spazi.
Fatto ciò, accanto al tabellone del gioco formiamo la riserva generale composta dai segnalini argilla, monete, conoscenza e dai pezzi d'oro. Sistemata la riserva generale, ogni giocatore sceglie un colore e di quel colore prende tutti i pezzi. Oltre ciò, riceve una plancia giocatore e su questi spazi posiziona 4 golem, mentre su questi spazi posiziona le tessere sviluppo golem con il lato scuro rivolto verso l'alto, su questi spazi le 5 tessere sviluppo studio con il lato scuro rivolto verso l'alto, e attenzione a posizionarle esattamente in quest'ordine. Poi si posiziona la 6ª tessera sviluppo studio dal lato con il costo visibile. Sullo spazio 0 del tracciato dello studio viene posizionato un dischetto del nostro colore e un altro invece viene posizionato su questo spazio del tracciato golem. Adesso posizioniamo le tessere sviluppo artefatto e inseriamo le 3 tessere grigie su questi spazi, le 2 piccole colorate su questi, mentre la grande con il costo visibile su questo spazio. Poi ogni giocatore riceve una carta riassuntiva che tiene vicino a sé insieme al rabbino e ai 2 golem rimasti. Fatto questo, ogni giocatore posiziona i 3 studenti del proprio colore sugli spazi di partenza delle strade di ogni quartiere. Poi ogni giocatore posiziona un proprio segnalino sullo spazio 10 del tracciato dei punti vittoria. Infine si determina l'ordine di gioco posizionando i segnalini giocatori dall'alto al basso sul tracciato dell'ordine di turno. Adesso si mescolano coperte tutte le tessere iniziali e se ne danno casualmente 4 ad ogni giocatore. Queste per adesso vengono tenute scoperte vicino alla plancia giocatore. Fatto ciò, ogni giocatore pesca 4 carte dal mazzo degli obiettivi, le controlla, ne tiene una da parte e passa le restanti al prossimo giocatore in senso orario. Questa procedura viene ripetuta fino a quando tutti i giocatori avranno 4 carte messe da parte. Tra queste carte, una verrà scartata e rimessa in fondo al mazzo degli obiettivi. Fatto questo, si prendono casualmente un numero di tessere artefatto pari al numero dei giocatori e queste vengono piazzate con un lato a caso a faccia in su. Poi, a partire dall'ultimo giocatore, ognuno dovrà scegliere una di queste tessere che verrà subito posizionata sul lato destro della nostra plancia giocatore. Non dimenticate che le tessere scartate vengono rimesse nella scatola di gioco. Fatto ciò, delle 4 tessere iniziali, ogni giocatore ne sceglie 2 e di quelle tessere prende tutte le risorse e i benefici. Dopodiché, tutte le tessere iniziali, utilizzate o meno, vengono rimesse nella scatola di gioco. Fatto questo, in ordine di turno, ogni giocatore piazza i suoi 2 golem rimanenti sugli spazi iniziali degli isolati di Praga. Fate attenzione, poiché i golem devono essere posizionati in piedi e 2 golem dello stesso colore non possono essere piazzati nello stesso isolato. Fatto questo, è tutto pronto per iniziare. Una partita a golem è composta da 4 round e ogni round è diviso in 7 fasi. Vediamo adesso tutte le fasi del gioco e partiamo dalla prima ripristino. Se questo è il primo round della partita, allora questa fase si salta. Altrimenti, dal secondo round in poi, bisogna eseguire questi 3 passaggi. Il primo passo è che vengono recuperate tutte le biglie, a prescindere dalla loro posizione, e poi, come al solito, vengono messe all'interno della sinagoga. Poi, come secondo passo, le vecchie tessere azione vengono scartate e al loro posto vengono pescate dalla relativa pila altrettante tessere azione. Ricordate, come al solito, di posizionarle dall'alto verso il basso. Se la pila delle tessere azione dovesse esaurirsi, si dovranno rimescolare tutte le tessere scartate così da formare una nuova pila di tessere azione. Infine, come ultimo passo di questa fase, si rimuove la carta più a sinistra sulla biblioteca posizionandola in fondo al mazzo delle carte libro. Poi tutte le restanti carte vengono fatte slittare di una posizione verso sinistra e lo spazio vuoto sulla destra rimpinguato con una carta pescata dalla cima del mazzo libri. Vediamo adesso la seconda fase, movimento dei golem. Per prima cosa, ogni giocatore deve controllare la posizione del proprio segnalino sul tracciato dei golem. Il valore sulla destra rappresenta il movimento che dovrà essere effettuato con i suoi golem, quindi in questo caso 2 di movimento, a cui dovrà essere aggiunto il valore di movimento visibile nell'angolo in alto a destra della carta personaggio dell'attuale round. Quindi in questo caso ai 2 di prima si aggiungono 3.
Il movimento dei golem è obbligatorio e deve essere effettuato a partire dal primo giocatore. I punti movimento possono essere suddivisi tra tutti i golem presenti negli isolati di Praga, però bisogna utilizzarli tutti. Per utilizzare un punto movimento, un golem si sposta di uno spazio verso destra. Ad esempio, questo golem si è spostato al secondo isolato. Se un golem è sdraiato, per prima cosa lo si mette in piedi e poi, come al solito, lo si sposta di un isolato verso destra. Fate attenzione, poiché per raggiungere gli ultimi tre isolati di una riga, il giocatore dovrà pagare i costi corrispondenti tra conoscenza o punti vittoria. Se un golem arriva sull'ultimo spazio a destra di un isolato, allora non potrà più muovere questo golem e dovrà utilizzare i suoi rimanenti punti movimento per muovere altri golem del suo colore. Se tutti i nostri golem si trovano sugli ultimi spazi degli isolati, allora per ogni movimento che non riusciremo a fare, perderemo 5 punti vittoria per un massimo di 5 punti vittoria per golem. Fase 3, azioni. In ordine di turno, ogni giocatore svolge un'azione fino a quando tutti i giocatori non avranno svolto 3 azioni. Quando è il turno di un giocatore, questo deve decidere se effettuare un'azione biglia, un'azione rabbino oppure passare. Vediamo adesso l'azione biglia. Per prima cosa, il giocatore attivo deve scegliere una delle biglie disponibili sulla plancia sinagoga. Fate attenzione, poiché il numero di biglie presenti sulla riga dell'azione che si vuole scegliere rappresenterà la forza di quell'azione. Ad esempio, questa azione verrà effettuata con forza 3, poiché nel momento che si sceglie questa azione ci sono 3 biglie su quella riga. Quindi, per prima cosa, il giocatore preleva la biglia dalla riga che ha scelto e la posiziona su uno di questi due spazi. Poi il colore della biglia permette a un proprio studente di potersi muovere. Il movimento verrà effettuato sulla strada che ha lo stesso colore della biglia. Ad esempio, una biglia rossa presa dal giocatore arancione farà spostare il suo studente sulla strada di quel colore. È possibile vedere i colori delle strade da queste icone. Il primo studente a raggiungere l'ottavo spazio di una strada prenderà il segnalino meno ra di quel colore. Fate attenzione, poiché le biglie bianche non fanno muovere gli studenti, mentre la biglia nera fa muovere due studenti diversi di un passo. Fatto ciò, è il momento di svolgere l'azione. Come spiegato prima, ad ogni riga di biglie della sinagoga corrisponde un'azione associata. Il giocatore ha preso precedentemente una biglia rossa da questa riga, quindi l'azione che svolgerà sarà questa. Calcolata la forza dell'azione, che in questo caso è 2, poiché ricordiamo che il numero di biglie prima di effettuare l'azione, il giocatore può finalmente svolgerla. Se le azioni consistono di più passaggi, questi possono essere effettuati nell'ordine che preferisce il giocatore. Vediamo adesso tutte le azioni biglia e partiamo dalla prima lavoro. Il giocatore può attivare fino a 4 golem presenti sul tabellone principale, ma a secondo del numero di golem che decide di attivare dovrà pagare un certo numero di conoscenza. Ad esempio, attivando 2 golem dovrà pagare 3 di conoscenza. Però la forza dell'azione fornisce al giocatore uno sconto in conoscenza. Ad esempio, avendo effettuato questa azione con forza 2, il giocatore ottiene uno sconto di 2 di conoscenza. Quindi per attivare 2 golem dovrà pagare 1 invece di 3. Una volta pagato il costo, è il momento di attivare i propri golem. Purtroppo, i golem sdraiati non potranno essere attivati. Quindi, gli unici ad attivarsi saranno i golem del proprio colore in piedi. Ricordiamo che il giocatore decide sempre l'ordine con cui vuole attivare i suoi golem e una volta che ne attiva uno, lo sdraia e riceve immediatamente i bonus o le risorse raffigurate sul riquadro che è posto sopra il golem. Quindi, sdraiando questo golem, il giocatore ottiene 2 monete, che vengono subito prese dalla riserva generale. Nota molto importante, i golem creati con questa azione non potranno lavorare immediatamente. Li si potrà far lavorare con future azioni. Vediamo adesso l'azione golem. Come specificato prima, il giocatore può eseguire nell'ordine che preferisce i passaggi di questa azione. Tra i vari passaggi abbiamo prendere tanta argilla dalla riserva generale pari alla forza dell'azione. Poi è possibile migliorare uno sviluppo golem. Per poter migliorare uno sviluppo golem, il giocatore che ha attivato questa azione sceglie una delle proprie tessere sviluppo con il lato scuro rivolto verso l'alto e paga il costo in argilla per poter migliorare quella tessera. Ad esempio, nel caso della gamba sinistra, il giocatore paga 2 argilla e poi questa viene girata sull'altro lato. Attenzione, poiché la tessera sviluppo golem potrebbe avere effetti permanenti, immediati o entrambi. Ad esempio, questa tessera fa sì che il giocatore, da questo momento in poi, ignora il movimento sulle carte personaggio, ma applica solo quello del suo tracciato golem. Infine, l'ultimo passaggio è la creazione di un golem.
Il costo per poter creare un golem è di 3 argilla più ulteriori 3 argilla, se sono presenti altri golem del proprio colore, sulla riga in cui andremo a posizionare il nostro nuovo golem. Quindi, una volta pagato il costo, si prende il golem sullo spazio più a sinistra di questo tracciato e viene fatto salire di 2 spazi il segnalino giocatore sul nostro tracciato golem. Poi il golem appena creato viene posizionato sullo spazio più a sinistra della riga isolato che abbiamo scelto. Vediamo adesso l'azione artefatti. Tra i vari passaggi il giocatore può ottenere tante monete dalla riserva generale pari alla forza dell'azione. Poi può effettuare il miglioramento di un suo sviluppo artefatto e ci sono vari miglioramenti che il giocatore può effettuare. Il primo è di posizionare una di queste 3 tessere grigie su uno di questi 4 spazi. Il giocatore paga il costo in monete dello spazio che ha scelto e vi posiziona la relativa tessera. Attenzione, poiché il giocatore può decidere su quale lato posizionare la tessera miglioramento. Mentre su uno di questi 4 spazi è possibile inserire una di queste 2 tessere miglioramento. Anche in questo caso si paga il costo in monete, si decide il lato e poi si posiziona la tessera sul relativo spazio. L'unica tessera che deve essere semplicemente girata sull'altro lato è questa. Si paga il costo in monete e questa tessera fornirà dei moltiplicatori a fine partita. Vediamo l'ultimo passaggio di questa azione, ovvero pagare 3 monete per ottenere un oro. Si prende l'unità d'oro dalla riserva generale e il giocatore deve decidere su quale dei 4 calderoni posizionarlo. Se nel calderone scelto sono rimasti altri simboli oro da dover coprire, allora questo sarà incompleto. Mentre, in caso contrario, l'artefatto verrà considerato completato. Appena completato, l'artefatto fornisce i benefici visibili sul lato destro della nostra plancia artefatto. I benefici sono collegati all'artefatto che viene completato e in questo caso il giocatore ottiene 2 punti vittoria e 1 di argilla. Mentre, in quest'altro caso, il giocatore avrebbe ottenuto 3 di conoscenza. Purtroppo il miglioramento per questa casella non è stato ancora acquistato. Queste piccole tessere miglioramento indicano che ogni volta che si verifica la condizione, quindi in questo caso che il giocatore prende una biglia blu, può attivare immediatamente gli effetti dell'artefatto completato a cui è associato. Quindi, nel caso di questa partita, il giocatore ogni volta che ottiene una biglia blu ottiene anche 3 di conoscenza. Vediamo adesso l'azione studio. Tra i vari passaggi il giocatore può ottenere tanti segnalini conoscenza pari alla forza dell'azione. Poi può effettuare il miglioramento di una delle sue tessere studio e tra i vari miglioramenti può girare il proprio tracciato studio pagando il costo di conoscenza richiesto in modo così da girarlo sul lato più efficace. Oppure può migliorare una delle sue tessere studio pagando il costo in conoscenza e girandole quindi sull'altro lato. Inoltre è possibile acquistare una carta libro. Il giocatore può acquistare una delle 5 carte visibili sulla biblioteca del tabellone principale. Per poterne acquistare una deve pagare i 2 costi associati. Questi sono visibili nella parte inferiore della carta. Attenzione, poiché le carte nere richiedono lo spostamento di uno spazio verso a sinistra di un proprio studente. Facciamo che il giocatore decide di comprare questa carta gialla pagando 5 di conoscenza, la prende da questo spazio, le altre slittano verso sinistra e se ne piazza una nuova sullo spazio più a destra. Fatto ciò, il giocatore posiziona la carta appena acquistata su uno di questi 4 spazi. Poi riceve immediatamente i benefici visibili nella parte inferiore della carta appena acquistata. Poi la inserisce in questo modo, coprendo la parte inferiore, e infine ottiene tutti i bonus di quella colonna a partire dal basso verso l'alto. Quindi otterrà prima i bonus della tessera studio migliorata, ovvero una moneta e un'argilla, e poi bonus della carta appena acquistata, quindi una moneta e un punto vittoria. Attenzione, se la tessera studio non è stata migliorata, allora non si otterranno i suoi bonus. Quindi in questo caso non si otterranno i 2 punti vittoria della tessera studio. Per poter inserire una carta acquistata dobbiamo controllare la posizione del segnalino giocatore sul nostro tracciato studio. Sulla riga corrispondente viene specificato quante carte può contenere ogni colonna. Quindi in questo caso ogni colonna potrà contenere fino a 2 carte. Altra limitazione è che una volta inserita una carta di un colore dovremo proseguire in quella colonna sempre con lo stesso colore. Quindi questo purtroppo non è concesso dal gioco, mentre questo è fattibile. Eccezione, le carte nere non vengono considerate un colore e quindi possono essere posizionate su una qualunque colonna. Quindi ad esempio questa è una colonna di 2 carte che rispetta i limiti del mio tracciato studio. Vediamo adesso l'ultima azione biglia, ovvero specchio.
Il giocatore che effettua questa azione paga una moneta per poter effettuare una qualunque altra azione biglia, ma considerando la forza azione di questa riga. Ad esempio, potrebbe effettuare l'azione artefatto con una forza di 3 invece di 1. Inoltre, può spendere 3 monete per avanzare di uno spazio con il segnalino giocatore sul proprio tracciato studio. Vediamo adesso l'azione rabbino. Il giocatore attivo posiziona il suo segnalino rabbino sulla tesserazione che ha scelto e ne ottiene i bonus. Ricordatevi che su ogni tesserazione vi può andare al massimo un segnalino rabbino e quindi gli altri giocatori dovranno scegliere una tessera differente. L'unica eccezione riguarda questa tesserazione che è sempre presente in tutti i round del gioco e vi possono stare sopra anche più segnalini rabbino. Ricordatevi che i segnalini rabbino su questa tesserazione vengono posizionati a destra se già vi sono altri segnalini rabbino di altri giocatori. Quindi il primo ad aver effettuato questa azione è il giocatore arancione e poi il giocatore grigio. Spendiamo qualche parola sugli effetti di questa azione, ovvero uccidere un golem. Innanzitutto, il giocatore che sta svolgendo questa azione ottiene 2 argilla o 2 monete o 2 di conoscenza. Poi sceglie un golem che ha creato, non importa se questo sia sdraiato in piedi, lo rimuove dalla sua attuale posizione a Praga e lo posiziona su uno di questi spazi, ottenendo il beneficio sottostante. Ma se tutti gli spazi sono pieni, il giocatore può posizionare il golem su questo spazio senza ottenere benefici. Attenzione, poiché alcuni spazi non sono disponibili in partite con 2 o 3 giocatori. Inoltre, appena un golem viene ucciso, il giocatore fa scendere di uno spazio il segnalino giocatore sul proprio tracciato golem. Vediamo adesso passare. Se un giocatore non vuole effettuare azioni, può passare. Il primo giocatore a passare prende la tessera passo con il valore più basso, quindi il primo a passare prenderà la tessera 1 e così via. Quando tutti i giocatori hanno passato o hanno svolto le loro azioni, allora toccherà al giocatore con la tessera passo 1. Per prima cosa dovrà togliere una biglia dalla sinagoga che verrà posizionata sulla tessera passo 1. Poi raccoglie tutte le rimanenti biglie sulla sinagoga e le rimette al suo interno. Così facendo le distribuirà nuovamente. Poi il giocatore con la tessera passo 1 deve decidere se effettuare un'azione oppure passare una seconda volta. Se decide di effettuare l'azione, procede come di consueto. Ma a prescindere dalla sua scelta, dopo di lui toccherà al giocatore con la tessera passo 2 e così via. Se invece il giocatore con la tessera passo 1 ha deciso di passare una seconda volta, dovrà attendere gli altri giocatori con le tessere passo successive e questi, come detto prima, potranno svolgere un'azione oppure passare una seconda volta. Dopo che tutti i giocatori hanno svolto l'azione o hanno passato una seconda volta, il giocatore con la tessera passo 1 ripete la procedura, quindi toglie una biglia dalla sinagoga, la posiziona sulla tessera passo 1 e come al solito dovrà riposizionare tutte le biglie rimaste su questa plancia. Fatto ciò, il giocatore non potrà passare ulteriormente e dovrà per forza svolgere un'azione. Si procede così fino a quando tutti i giocatori non avranno svolto 3 azioni. Fase 4. Ordine di turno. I giocatori risistemano i propri segnalini giocatore sul tracciato dell'ordine di turno in base alla posizione dei loro segnalini rabbino. Il segnalino posizionato sulla tesserazione più alta agirà per primo e così via. Poi ogni giocatore recupera il proprio segnalino rabbino. Fase 5. Personaggi. In ordine di turno ogni giocatore controlla la carta personaggio del round in corso. Nello specifico deve controllare il colore delle biglie presenti su questa carta. Se il colore delle biglie sulla propria plancia giocatore corrisponde a quelle della carta personaggio, allora lo si potrà attivare. Fate attenzione poiché la biglia bianca viene considerata come qualunque colore, quindi in questo caso il giocatore è riuscito a soddisfare i colori del personaggio. A questo punto il giocatore deve effettuare una di queste due scelte: prendere 3 monete oppure pagare il costo in monete per ottenere i benefici della carta personaggio. Quando tutti i giocatori hanno attivato la carta personaggio, questa viene capovolta a faccia in giù. Fase 6. Rendite e sviluppo. In questa fase tutti i giocatori simultaneamente prendono le rendite nell'ordine che preferiscono. Le rendite arrivano dalla posizione degli studenti, ad esempio questo studente fornisce al giocatore 2 monete e 2 punti vittoria, da tutti i bonus degli artefatti completati, dai punti vittoria visibili sulla sinistra del proprio tracciato golem e infine dall'attuale posizione del segnalino giocatore sul proprio tracciato studio. Ad esempio in questo caso il giocatore arancione riceve 3 di conoscenza. Dopo che tutti i giocatori hanno preso le rendite è possibile migliorare uno sviluppo a propria scelta.
Settima e ultima fase del round, controllo golem. In questa fase i giocatori devono pagare conoscenza per tutti i golem che si trovano più a destra dei propri studenti su ogni distretto. Ad esempio, questo è il distretto giallo e il golem del giocatore arancione si trova più avanti rispetto al suo studente. Bisogna pagare tanta conoscenza pari alla differenza di spazi tra il golem e lo studente, ma escludendo lo spazio dove si trova lo studente. Quindi in questo caso il giocatore arancione dovrà pagare 2 di conoscenza. Se non si possiede abbastanza conoscenza per controllare i propri golem, allora si spende tutta quella che si possiede e poi si perdono 5 punti vittoria per ogni golem che non si riesce a controllare. Fatto ciò, se questo non è l'ultimo round, ne inizia uno nuovo ripartendo dalla prima fase. Mentre, se è la fine del quarto round, si passa al conteggio finale. Nel conteggio finale, tutti i giocatori girano dall'altro lato la propria carta aiuto. Il primo conteggio viene fatto per la creazione dei golem. Si moltiplicano il numero di golem creati, quindi in questo caso 3, per i menorah rossi che il giocatore è riuscito a ottenere, quindi in questo caso 5, e il giocatore ottiene 15 punti vittoria. Poi si moltiplicano gli artefatti completati, in questo caso ne abbiamo solo uno, per i menorah gialli che il giocatore è riuscito a ottenere, in questo caso 6, quindi ottiene 6 punti vittoria. Poi si moltiplicano il numero di colonne con almeno una carta libro, quindi in questo caso 2, per i menorah blu che il giocatore è riuscito a sbloccare tramite le proprie tessere studio ed eventualmente il tracciato studio se è stato sbloccato. Infine i punti vittoria del segnalino giocatore che è riuscito a raggiungere le ultime 3 posizioni del proprio tracciato studio. Quindi in questo caso 4 punti vittoria aggiuntivi, ogni 5 risorse inutilizzate di qualsiasi tipo forniscono un punto vittoria. Infine si ottengono i punti vittoria presenti al centro delle proprie carte obiettivo, se però il giocatore è riuscito a rispettare il requisito nella parte superiore della carta. Ad esempio questa centrale, per ottenere 4 punti vittoria, il giocatore deve avere tra i propri artefatti 8 unità d'oro. Inoltre, se si sono completati obiettivi differenti, si ottiene il boost di punti vittoria visibile nella parte inferiore di ogni carta obiettivo. Quindi in questo caso, per il boost dei punti vittoria, il giocatore ottiene 2 punti vittoria aggiuntivi, poiché ha completato 2 carte obiettivo differenti. Alla fine della partita, il giocatore che ha più punti vittoria vince. In caso di pareggio, vince il giocatore con il segnalino rabbino nello spazio più in alto. Finito con il tutorial, iniziamo con la recensione e partiamo dalla componentistica. La scatola è bella grande, massiccia, e all'interno ci sono un sacco di cose, quindi a livello di quantità troveremo tantissimi segnalini, plance, carte, c'è veramente tanta roba e anche la qualità non è male. Attenzione, non è eccessiva, superba, ma non è nemmeno pessima. Solo 2 cose non mi sono piaciute tantissimo. Innanzitutto la grafica, l'ho trovata piuttosto anonima e bruttina, e poi il tabellone principale, veramente enorme, troppo grande e occupa un sacco di spazio sul tavolo. Però oltre a questo, comunque sulla componentistica il gioco è fatto piuttosto bene. Spostiamoci all'ambientazione e per quanto il gioco ci provi in tutti i modi a dare un senso alle meccaniche, con quello che faremo ad esempio il controllo dei golem se questi vanno troppo avanti, alla fine risulta un gioco veramente freddo e astratto, dove l'ambientazione viene persa tra alcuni sistemi come ad esempio quello delle biglie e purtroppo quindi non si sente granché. Certo, questa tipologia di giochi non ci ha mai puntato così tanto all'ambientazione, però mi aspettavo, visto il tema accattivante, di trovare qualcosa di meglio, quindi se cercate l'ambientazione in questo gioco lasciate stare. Vediamo adesso le meccaniche e devo dire che mi sono piaciute tanto. Sicuramente la cosa più interessante è la scelta delle biglie, poiché il colore fa muovere uno studente, il quantitativo di biglie ci dà la potenza dell'azione e la sua posizione nella riga ci dà accesso a un'azione specifica. La maggior parte del gioco sarà salire su 3 tracciati differenti o comunque trovare i moltiplicatori e far scattare combo a manetta. Infatti 4 round vi sembreranno pochissimi, ma una volta padroneggiato il titolo vedrete che farete scattare una marea di combo, poiché la maggior parte degli effetti possono essere ottenuti nell'ordine preferito del giocatore. Bisognerà fare attenzione ad obiettivi, a rendite, a possibili costi dovuti dalla conoscenza dei golem quando questi si allontanano, altra cosa che mi è piaciuta particolarmente,
e quindi sul lato delle meccaniche il gioco è promosso. Spostiamoci all'interazione e devo dire che ce n'è pochina, fra l'altro indiretta. Il punto di contatto maggiore all'interno del titolo lo troviamo nella scelta delle biglie, poiché prenderle prima degli altri giocatori significa depotenziare un'azione o in casi estremi proprio toglierla. Però non è un grosso problema poiché c'è sempre un piano di emergenza, ad esempio l'azione specchio, che permette di copiare un'altra azione con la potenza della riga specchio. Quindi a livello di interazione mi sarei aspettato qualcosina di più, ma si vede che il gioco non ci punta. Preferisce che il giocatore si coltivi il proprio orticello senza troppi disturbi. Vediamo la longevità e devo dire che questa è piuttosto alta. Allora, le cose da fare sono sempre le stesse, anche i punteggi finali identici, però come arrivarci è tutt'altra storia. Fin dalla preparazione molti elementi cambiano, come ad esempio le carte obiettivo che ci vengono date casualmente e dobbiamo fare un draft tra cui sceglierne tre, e poi tante altre cose come ad esempio la plancia, il tabellone con le tessere di stretto, oppure le carte libro, le biglie che verranno messe alla sinagoga, quindi usciranno sempre a caso e ci dovremo adattare. Insomma, è un gioco dove per assurdo ogni partita è diversa da un'altra, dovendo pur sempre fare le stesse cose. A me è piaciuto tanto sotto questo aspetto. Spostiamoci alla complessità e questo è uno di quei titoli difficilotti che io sicuramente sconsiglio ai neofiti o ai giocatori occasionali, mentre consiglio a chi mastica cinghiali, quindi titoli un po' più pesanti. Dovete mettere in conto che le regole non sono proprio difficilissime, però alla prima partita sarà spiazzante il quantitativo di icone che dovremo gestire. Fra l'altro l'iconografia è un problema perché alcune non si capiscono bene, gli effetti non sono chiari e anche l'ergonomia del gioco non aiuta tantissimo. Ci saranno un sacco di informazioni da gestire e infatti la prima partita sarà davvero di rodaggio, poi dalla seconda si andrà un po' più spediti. Fattore fortuna, tranquilli che non è un gioco dove la fortuna regna sovrana, ma comunque dovremo adattarci continuamente alle scelte che ci proporrà il gioco, partendo dalle biglie, poiché il colore, la posizione, il quantitativo di biglie su una riga determina molto all'interno di un round. Anche le carte libro che si pescano, ci sono alcuni elementi che non possono essere previsti al 100%. Attenzione, non sto dicendo che è un gioco dove la fortuna è importantissima, ma comunque bisogna adattarsi di round in round così da ottimizzare la propria strategia. Quindi, per chi sta cercando un gioco deterministico, non saprei quanto consigliarlo, mentre in tutti gli altri casi il gioco fa per voi. Vediamo adesso l'esperienza e questa conta, specialmente alle prime partite, quando un giocatore oramai ha padroneggiato tutte le regole, sa già come partire, cosa deve fare, e sicuramente avrà un enorme vantaggio rispetto al giocatore che ha le prime armi. Però dopo qualche partita questa differenza si percepirà meno. Quindi la dedizione e l'esperienza contano, ma fino a un certo punto. Scalabilità. Questa devo dire che è davvero ottima. Il gioco funziona benissimo in 2, 3 e 4 giocatori, mentre purtroppo non ho provato il solo, quindi non so dirvi. Durata. Purtroppo le prime partite, tra un regolamento non proprio facilissimo da digerire e l'iconografia che non è il top, vi richiederà qualche ora in più, quindi stiamo parlando di 3, massimo 4 ore a partita. Poi invece, una volta padroneggiato il titolo, starete tranquillamente sulle 2 ore, massimo 2 ore e mezza. Dipendenza della lingua, tranquilli che il gioco è indipendente dalla lingua, ci sono solo simboli e numeri, ma comunque Cranio Creations lo ha portato in Italia, quindi non vedo il problema. Arriviamo infine alle mie impressioni su Golem. Piccolo spoiler, mi è piaciuto tantissimo, ma come al solito partiamo dalle cose che mi sono piaciute meno e poi passiamo al resto. Innanzitutto l'ambientazione, e qui mi direte, questi giochi non ci puntano mai tantissimo, però cavolo, con un'ambientazione così accattivante mi aspettavo qualcosina di più. Fra l'altro è un peccato, poiché si vede che gli autori hanno cercato di tematizzare alcune azioni come ad esempio quello del controllo dei golem, che se si allontanano troppo bisogna spendere più conoscenza, però comunque alla fine il gioco risulta piuttosto freddo e astratto. Poi abbiamo anche un problema legato all'iconografia e l'ergonomia. Tutte quelle icone, che non sono nemmeno chiarissime, vanno a disorientare il giocatore alle prime partite, poiché c'è davvero tanto da gestire a livello di informazioni. Infatti il gioco non è nemmeno semplicissimo come regole, almeno inizialmente, perché una volta capiti i processi, i sistemi, scorre che è una meraviglia, e quindi questo è un punto a suo sfavore. Quindi mettiamola così, non è proprio immediato per alcuni problemucci. Ma detto questo, tutto il resto mi è piaciuto. Partendo dalla selezione delle azioni, avevo letto un sacco di critiche nei confronti del sistema delle biglie. Basta inserirle correttamente, giocare con giocatori onesti e non ci sono problemi.
Carinissimo il sistema del colore che fa avanzare gli studenti e questi ci conferiscono più controllo e più rendite. Anche poi il quantitativo delle biglie, poiché aumentano la potenza dell'azione, e anche la riga corrispondente che ci fornisce l'azione di quella riga. Ci sono quelle del lavoro, crea nuovi golem, artefatti, libri, tutti i tracciati sono interessanti e si devono applicare delle strategie per massimizzarle, perché l'obiettivo è ottenere i moltiplicatori. Ad esempio quello dei golem, dovete costruire dei golem, ma nel frattempo dovete ottenere anche i moltiplicatori rossi, poiché la maggior parte dei punti si fanno lì, non solo durante la partita. Quindi a livello di meccaniche mi è piaciuto, il gioco secondo me è stretto abbastanza, poiché la prima partita 4 round vi sembrano troppo pochi, poi invece capiti i sistemi, come carburare, iniziare a fare le combo, anche perché il gioco vi dà completa libertà nell'ottenere i benefici, nel selezionare le azioni che hanno più passaggi, potete gestirle come preferite e quindi quando ingranerete con le combo vedrete che in realtà il gioco è equilibrato sotto questo aspetto. E preparatevi, poiché il gioco è davvero impegnativo, ma lo sapete che per me, insomma, questo è un pro. Detto questo, Golem mi è piaciuto davvero tanto, infatti sono indecisissimo se ho apprezzato più questo Allertau, penso che in futuro farò un versus con una diretta oppure vedo se riesco a registrare un video. Comunque, gioco che ho apprezzato tanto tanto tanto, mi è piaciuto, proprio promossissimo. E detto ciò, fatemi sapere invece la vostra, l'avete provato? L'avete giocato? Concordate con me? Vi è piaciuto il tutorial, la recensione? No? Boh, fatemi sapere. Commentate qua sotto. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno e non dimenticate di attivare la campanella. Detto questo, vi ringrazio tantissimo per aver visto il video e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!